Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Easy Italian. Adesso sono a Napoli con Patrizia, la mamma di Matteo. Ciao. E parleremo di come è cambiata l'Italia negli anni. Andiamo? Andiamo. E secondo te la cultura italiana sta cambiando? Sì, direi di sì, perché comunque si è aperta molto anche, diciamo, all'Europa, all'estero, quindi sì, direi di sì, in molti aspetti. Forse sì, forse dipende sempre dal fatto che si viaggia di più e si acquistano altre abitudini. Forse le tradizioni nostre, il legame con la famiglia. Ma quella ormai penso che, diciamo, che l'abbiamo un po' persa, ci siamo un po' adattati a queste nuove condizioni. Speriamo che comunque, io spero che l'Italia continua a difendere questi valori. Vabbè, i due valori più importanti della vita, la gente e il cibo. E il cibo è quello che ci... che ci unisce poi, capito? Perché dove si mangia bene si ha anche il piacere di farlo assieme. Sì. No, sicuramente positivi. Ovviamente c'è bisogno di tempo, si sta cambiando molto in fretta e bisogna ambientarsi, iniziare a coesistere tutti insieme, però i cambiamenti sono molto positivi, basta vederli. Si sta cambiando tanto, rapidamente, ma secondo me solo in positivo. Di negativo non c'è niente in questo momento. Penso bene, penso. Diciamo è peggiorata forse, peggiorata per le condizioni, sono cambiate le condizioni globali e quindi probabilmente è peggiorata anche l'Italia, insomma. I giovani viaggiano, c'è una maggiore apertura verso gli altri, si cerca comunque di, non lo so, apprendere cose nuove, c'è una speranza che qualcosa possa cambiare, forse c'è. Quali sono le cose che sono migliorate? Ma forse la vita in generale è migliorata, però si è perso un attimino quella comunicazione che c'era tra le persone. E ci sono stati anche dei cambiamenti positivi? Ma faccio un po' fatica in questo periodo, che sicuramente probabilmente esiste, ad esempio il volontariato, che aumenta ogni anno la percentuale di persone che si dedicano al volontariato, quindi evidentemente sotto sotto una buona anima c'è. Ma sicuramente la donna giustamente ha fatto la sua evoluzione, nel senso che si trovano donne a dirigere, no? Cosa che in prima era raro trovarle, no? La donna è abbastanza complesso in Italia, nel senso che ci sono donne che sono sicuramente indipendenti, emancipate, hanno un'ottima relazione con il mondo maschile, viceversa, un mondo maschile positivo, viceversa ci sono donne che ancora sono ancorate alla vecchia immagine della donna, più sottomessa, poco indipendente, disposta anche ad accettare anche cose abbastanza negative dal proprio partner, ecco, diciamo. Poi nel mondo del lavoro lo sappiamo, perché comunque le donne non sono facilitate né a fare carriera, né ad avere una famiglia al contempo, né ad avere uno stipendio come i suoi coetanei, come i loro coetanei. E c'è una differenza tra voi e la generazione dei vostri genitori? Carattere, abitudini? Sì, probabilmente, sì, sicuramente. Avevano un'altra mentalità, sicuramente. Beh, sì, insomma, penso, non so, tutta la storia della tecnologia, comunque loro sono meno legati agli smartphone, eccetera, mentre invece io, per esempio, sì. Ma quello penso che sia un po' ovunque. Secondo me quello che manca un attimo nella nostra generazione è un po' la fame, la voglia di arrivare. Mi sembra sempre che un po' tutti sempre
pronto, ci sentiamo già arrivati quando invece abbiamo tantissime cose da fare, magari come hanno fatto i nostri genitori tanti anni fa. Sì, sì. C'è meno voglia di spaccarsi la schiena, tra virgolette. Esatto, di lavorare. Però vabbè, poi ovviamente ci sono dei casi in cui invece la voglia di arrivare c'è. Tecnologia, hai notato un cambiamento? Ah beh, su questo moltissimo, perché dai più anziani ai più giovani c'è una grande partecipazione, pochi sono quelli che aborrono questi sistemi. Per parecchio tempo ho tentato di non farmi coinvolgere, ma alla fine sei coinvolto, non c'è niente da fare, sei coinvolto per avere rapporti con gli altri, per avere rapporto con chi ti sta lontano. Il computer pure serve. C'è gente magari che esagera con la tecnologia, tanto telefono, fin troppo. Però rispetto a prima, comunque si sono fatti grandi passi in avanti. Io credo che una delle ragioni principali per la quale mi piace vivere in Italia è un po' per questo, perché anche se ci sono certi valori che anche si stanno perdendo anche in Italia, rispetto ad altri paesi l'Italia è riuscita, o il popolo italiano è riuscito proprio a mantenere certe cose che sono importanti nella vita. Per esempio, rispetto ad altri paesi, tutti quanti si fermano per mangiare insieme a casa, magari non si torna più a casa a pranzo, però comunque quando tutti quanti sono a casa si mangia sempre insieme. Le abitudini secondo me sono rimaste quelle, assolutamente. La domenica si sta in famiglia, la pranzo, poi trasporto vari, però la domenica principalmente si sta in famiglia, il Natale si fa in famiglia, grandi mangiate, grandi tutto. Quindi sì. E la cultura del mangiare invece sta cambiando? Sì, nel senso che appunto molti piatti stranieri, tipo non so, mi viene in mente il poke, il sushi, qui a Milano va molto, però comunque la cultura italiana del cibo è molto forte, quindi non credo che quella andrà mai via. Ecco, questo che per me è normale la cosa di stare tutti assieme a pranzo quando si è in casa tutti, è importante perché insomma le persone sono importanti, non si può vivere solo per il lavoro. Qui è cambiato tutto. Sì, perché recuperato un po' di giardinetti, un po' di aiuole. Una trentina d'anni fa questa piazza era un parcheggio, è una piazza che effettivamente è la più bella di Napoli, tra il castello, cioè il Palazzo Reale e la chiesa di San Francesco di Paola, che è una chiesa particolare col suo colonnato esterno, e era un parcheggio di macchine. Con la giunta Valenzi le cose cambiarono, dando molto fastidio ai napoletani, che però hanno apprezzato successivamente questo mutamento, che è stato certamente uno dei più positivi per Napoli e per il turismo. Grazie per aver guardato questa puntata e grazie a te Patti per le conversazioni. Prego, cara. E non dimenticatevi, se volete unirvi alla nostra comunità Patreon, potete ottenere materiali extra. Troverete tutto cliccando il link nella descrizione. Ciao! Ciao!